Un'occasione unica, straordinaria. Per la prima volta la Regione Marche è presente durante appunto il Festival di Sanremo, che sappiamo essere un'occasione unica dove c'è tanta partecipazione di pubblico sia in presenza che ovviamente seguito a tutti i livelli, quindi sia attraverso le televisioni che attraverso i canali social. Tra l'altro la Regione Marche sarà protagonista ovviamente insieme alla Regione Liguria, perché è la regione che ospita, ma sarà l'unica regione presente all'interno di questo villaggio, del villaggio appunto del festival, dove ci saranno quindi 5 giornate e che saranno dedicate alle 5 nostre province, quindi dove ogni provincia avrà l'opportunità di presentarsi, di far conoscere le proprie eccellenze sia culturali che enogastronomiche, comunque tutta la bellezza della nostra regione, e quindi siamo assolutamente favorevoli e abbiamo fortemente sostenuto questo progetto insieme ovviamente alla Camera di Commercio, che è l'ente promotore, e quindi abbiamo sposato subito questa opportunità perché l'abbiamo voluta cogliere al volo. Dovremo essere bravi, ecco perché abbiamo messo in campo anche l'ANCI con tutti quanti i comuni a dare la visibilità ai nostri territori. Ogni giorno avrà una provincia presente: Ancona, Pesaro, Ascoli, Fermo, Macerata saranno presenti, promuovendo le loro attività, i loro eventi, perché è un momento per promuovere gli eventi, e all'interno di questo promuoverlo in un canale social, in un canale televisivo importantissimo, che magari non avremmo avuto con altri sistemi. I nostri comuni hanno voglia, hanno bisogno di essere conosciuti nel contesto italiano e anche in quello europeo, perché Sanremo è una vetrina oltre che italiana anche internazionale. Sicuramente poi c'è un'area interna della nostra regione, che è quella anche del sisma e non solo, che ha particolarmente bisogno di essere raccontata, e raccontata positivamente, così come sta portando la ricostruzione, cioè a una ripartenza veramente di territori che sono di uno splendore naturale veramente eccezionale.